Amiche e amici di Mediagol, ben ritrovati, buon lunedì, buon inizio settimana, un nuovo appuntamento con Sport Mediagol, il post partita. Il Palermo torna con 0 punti da Taranto, ma con una prestazione davvero sottotono, un Palermo che ha palesato notevoli difficoltà, una sconfitta assolutamente meritata, Palermo mai in partita, con delle amnesie difensive piuttosto preoccupanti. Analizzeremo il match in ogni suo dettaglio e naturalmente ci proietteremo anche verso la sfida di Coppa Italia, perché siamo già nell'antivigilia di Palermo-Monopoli, secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, e poi domenica il Palermo sarà impegnato al Barbera contro il Catanzaro, quindi doppio turno casalingo per la squadra di Filippi, che potrà quantomeno resettare e cercare di ripartire con il piede giusto. Saluto gli ospiti come sempre qui al mio fianco, Giulianello, buongiorno. Ciao a te Marco, buongiorno a tutti gli affettuosi amici di Mediagol, che invito subito a condividere il video della nostra diretta, video che trovate su tutti i nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitch, ma l'invito maggiore è quello di commentare e di farci sapere così a caldo quelle che sono le vostre sensazioni, le vostre impressioni all'indomani di una sconfitta amara e piuttosto preoccupante come quella maturata ieri sul campo di Taranto. E un saluto anche dalla redazione a Nicolò Cilluffo, ciao Nicolò. Ciao Marco, ciao Giulia, un saluto ai nostri amici di Mediagol da casa. E allora facciamo ordine intanto con le nostre grafiche, cerchiamo di vedere un po' come si è sviluppata questa terza giornata, grazie all'ausilio della regia. A te la parola, Giulia. Beh sì, è una terza giornata un po' particolare, sorprese e conferme. Il Taranto purtroppo, come ben sappiamo e ben sapete tutti, ha avuto la meglio in casa sul Palermo, 3-1 il risultato finale. La Paganese ha vinto in casa contro il Catania per 1-0, Avellino e Latina soltanto un pareggio, 1-1 il risultato finale, il Foggia ha perso in casa contro la Turris 0-2, il Picerno ha perso in casa contro il Bari che ha avuto la meglio per 1-0, Catanzaro Potenza 1-1, Monopoli, ormai sorpresa di questo campionato, ha vinto contro il Messina per 2-1, la Fidelis Andria e la Virtus Francavilla a una partita piuttosto equilibrata che ha visto padroneggiare i padroni di casa, il Monterose Tusci ha perso in casa contro il Campobasso 2-3 risultato finale e infine la Vibonese ha perso contro la Juve Stabia 1-3 risultato finale. Tra l'altro in casa Juve Stabia, a coronare questa vittoria c'è stato anche l'ex rosanero a Curcio, sì. Bentivegna. Gol di Bentivegna, tra l'altro il secondo del campionato, ce lo ricordiamo con la maglia del Palermo. Un'occhiata anche alla classifica e al prossimo turno. Beh sì, classifica che vede appunto in testa a punteggio pieno, ed è un po' una sorpresa, il Monopoli con 9 punti, seguono Bari e Taranto con 7 punti, la Virtus Francavilla attualmente in solitaria al quarto posto con 6 punti, Catanzaro, Juve Stabia 5 punti e poi con 4 punti un po' di squadre, tra cui il Palermo, insieme adesso il Foggia, la Turris, il Campobasso, il Latina e la Paganese, con 3 punti abbiamo l'Avellino e il Catania, 2 punti per il Messina e per il Picerno e anche per il Potenza e infine fanalino di coda di questa classifica della terza giornata, Vibonese, Monterosi Tusce e Fidelis Andria con un solo punto. Un'occhiata rapida anche al prossimo turno, lo rivedremo prima della chiusura di questa trasmissione, abbiamo già anticipato un match, Giulia, non semplicissimo per il Palermo. Eh beh sì, il Palermo ospiterà il Catanzaro domenica alle 14:30, ma ad aprire questa quarta giornata sarà Juve Stabia Campobasso sabato alle 17:30, domenica invece insieme al Palermo giocheranno anche il Messina contro la Virtus Francavilla, Fidelis Andria Vibonese, Paganese Taranto, Latina Foggia, Catania Bari, Potenza Monterosi Tuscia e a chiudere la quarta giornata saranno Monopoli e Avellino lunedì alle 21. Con Paganese Taranto che chiude il match della domenica, quindi questo per completare il quadro. Noi però entriamo nel vivo della nostra trasmissione e lo facciamo andando a rivedere i 90 minuti di Taranto con la sintesi di William Anselmo.
Il Palermo si presenta sul campo difficile del neopromosso Taranto, squadre con gli stessi punti in classifica, entrambe imbattute in campionato e con la stessa voglia di far risultato. Campo pesante, pioggia a dirotto, fischia l'arbitro, comincia Taranto-Palermo. Padroni di casa da subito su di giri, siamo all'11esimo, parabola in aria, testa di Saraniti, 1-0 per il Taranto, la palla rimbalza su Lancini e va in rete, l'ex con il dente avvelenato esulta. Si gasa il Taranto, rosanero in difficoltà, Giovinco conquista una punizione dal limite con giallo per Lancini, va lo stesso Giovinco, traversa la squadra di Filippi, è in grande difficoltà. Primo sussulto del Palermo al 20esimo, Soleri si tuffa in aria, blocca il portiere. Il pressing del Taranto è asfissiante, volano sportellate, anche in rosa provano a far valere il gioco fisico. 42esimo, ci riprova il Palermo, Giron dalla sinistra, taglia in aria, salta Soleri di testa alto! Il primo tempo si chiude 1-0, ma nel secondo la musica non cambia. Versienti sfonda sulla destra, tiro alle stelle. Filippi manda dentro Valente e Dall'Oglio al posto di Giron e Floriano, il cambio non sortisce l'effetto sperato. 57esimo, calcio d'angolo per il Taranto, Zullo di testa in aria, Benassai, raddoppio, anticipato Soleri e 2-0 per i padroni di casa. La difesa fatica, Filippi si arrabbia. In rosa non ci stanno, moto d'orgoglio, Almici entra in aria e prova un siluro dalla destra, gol, 2-1 al 62esimo. Dopo la rete mister Filippi prova la carta Silipo, nel Taranto entra Diaby. 74esimo, il Palermo una chance, il numero 10 conquista un calcio di punizione da posizione interessante. Mancino troppo centrale, blocca Chiorra. Passano pochi minuti, riparte Diaby, salta Lancini, viene messo giù, cartellino, è il secondo per il difensore, Palermo in 10. Battute finali, le squadre si allungano, il Taranto dilaga, 4 contro 3, limite dell'aria, tiro debole, in due tempi Pelagotti. Ma il gol è solo rinviato di 2 minuti, nuovo assalto, la difesa del Palermo dorme, Diaby è fresco, non lo ferma nessuno, non ha scampo il Palermo, gol del 3-1. La reazione del Rosa è debolissima, Brunori ci prova, spalle alla porta, riceve in aria, si gira fuori. Fischia l'arbitro, a Taranto termina 3-1 con una prestazione da dimenticare per la squadra di Filippi. Una batosta che ha reso ancora più evidenti i limiti di una difesa già in difficoltà contro il Messina che a causa di squalifiche e infortuni complica ulteriormente le scelte dell'allenatore in vista della prossima gara di campionato. Questa la sintesi di Taranto-Palermo, sconfitta obiettivamente senza alcun appello per il Palermo, un Palermo che ha sbagliato l'approccio, ha sbagliato sicuramente lo spirito con cui è entrato in campo, non è la prima volta e questo, Giulia, rappresenta un problema. È un problema e anche un segnale preoccupante, perché pensavo non si potesse far peggio del primo tempo visto nel derby contro il Messina, invece ieri il Palermo purtroppo ha fatto ricredere tutti. Sicuramente ci sono dei meccanismi da sistemare e la squadra è in fase di rodaggio, per carità, siamo soltanto alla terza giornata, ma ci si aspetta un atteggiamento diverso in tutte le zone del campo, dove purtroppo il Palermo fa fatica a trovare equilibrio, a partire dalla difesa che è sicuramente in questo momento il punto debole della squadra, ma concedere troppo, soprattutto quando di fronte hai degli avversari che sì, sono un po' alle prime armi come è capitato al Taranto, però comunque si stanno dimostrando in grado di poter portare avanti quello che è il loro obiettivo in questa categoria, ci si aspettano delle motivazioni diverse. Le sconfitte possono anche capitare nel corso del campionato, probabilmente ce ne saranno tante altre, ma contano le motivazioni. Ieri
sono un po' mancate. Restiamo su questa grafica e coinvolgo la redazione Nicolò, perché in effetti tra diciamo i tifosi, al di là del malumore per la sconfitta, si parla moltissimo della formazione con cui il Palermo è sceso in campo. Nicolò, questa la grafica riassuntiva direttamente dalla pagina Facebook del Palermo. Questo starting 11 del Palermo ti ha convinto o no? Perché moltissimi si interrogano a questo punto su questo modulo. Sì, è chiaro che l'assetto tattico passa un po' in secondo piano per la prestazione del Palermo, perché l'abbiamo sottolineato anche Giulia poc'anzi, è l'atteggiamento mentale che è stato errato da parte della formazione di Filippi. Se dovessimo scendere nei particolari, abbiamo visto ancora una volta una difesa in netta e in oggettiva difficoltà, questa difesa a 3 che fa nettamente fatica ad affrontare le partite, a gestire i 90 minuti, anche Lancini, che nel corso della partita ha rischiato più volte di farsi buttare fuori, alla fine ci è riuscito con quell'intervento abbastanza scomposto che poi rivedremo. Quindi è un Palermo che deve riassettarsi, deve cercare di trovare la quadra. Filippi deve essere bravo sotto questo punto di vista, a lavorare sui dettagli e anche sulle cose un po' più in generale, perché i dettagli sono anche i 3 gol presi su calcio d'angolo in 2 partite. E questo chiaramente è una squadra che ha dichiarato ambizioni di vertice, non se lo può permettere. Le cose più generali, ci riferiamo chiaramente anche all'assetto tattico stesso, ovvero questo 3-4-1-2 che chiaramente si può reinventare in un 3-4-2-1, però Filippi deve anche ragionare a 360 gradi, fare le sue valutazioni, cercare di trovare appunto l'assetto che possa conferire al Palermo maggiore solidità difensiva. Ecco, i tifosi si interrogano un po', e a breve daremo la parola a Giulia per riportare un po' gli umori della piazza palermitana dalla nostra community. Si interrogano su proprio questo modulo, cioè si cerca di capire se effettivamente con questo tipo di interpreti in campo sia gestibile ancora una difesa a 3. Il problema è che comunque tutto il ritiro è stato improntato su questo modulo che nella seconda parte di stagione dello scorso anno sembrava dare risposte confortanti. In queste prime 3 uscite stagionali obiettivamente la difesa ha ballato, inutile girarci intorno, non sappiamo se sia colpa della preparazione, quindi i giocatori siano ancora un po' imballati, non sappiamo se alcuni meccanismi debbano essere ulteriormente messi a punto, però è un dato di fatto che la difesa non ha funzionato. No, fa acqua da tutte le parti, se così si può dire. Le amnesie difensive che ci sono state nelle ultime 2 partite di campionato fanno riflettere non poco, e quando con una difesa a 3 gli esterni non aiutano praticamente mai in maniera concreta e decisa i centrali di difesa, sicuramente c'è un problema, ed è un problema evidente, e più volte questo Palermo nelle ultime 2 gare ha dimostrato di non riuscire a trovare equilibrio. Hai detto bene, il modulo è stato provato nel corso di tutto il ritiro, quindi probabilmente fa anche fatica in questo momento Filippi a pensare a qualcosa di diverso rispetto a quello che ha già proposto in queste prime 3 partite di campionato. Però è chiaro che bisogna trovare l'equilibrio giusto, perché la continuità è l'elemento che al Palermo è sempre mancato, e bisogna iniziare a trovarla, perché è questo che poi farà la differenza nel corso e nel proseguo del campionato. Assolutamente, è chiaro che la continuità è fondamentale in un campionato come quello di Serie C, dove ogni partita è davvero insidiosa, ogni avversario può essere in grado di batterti. Non dovrebbe essere così, ma questo tipo di girone già l'anno scorso lo ha diciamo fatto capire a chiare lettere. Allora noi andiamo ad ascoltare le parole di Filippi proprio nel post gara, vediamo come l'allenatore del Palermo ha commentato questa brutta sconfitta. Purtroppo quando ti capita di essere al di sotto del tuo livello contro un avversario, come ha mostrato una grande voglia, una grande determinazione, ha voluto di più rispetto a noi la vittoria, l'ha cercata e l'ha ottenuta, e c'è poco da discutere a livello tecnico e tattico, perché non si può concedere continuamente un duello e sempre perdere i duelli. Se continua a perdere i duelli è un problema serio, quindi su questo dobbiamo lavorare, su questo dobbiamo ripartire subito, immediatamente, altrimenti è dura, perché sentivo proprio fa la domanda che hai fatto a De Rose,
sulle matricole che abbiamo affrontato, che forse secondo te la sensazione è quella che abbiamo preso sotto campo l'avversario. Su questo vi posso garantire assolutamente no, anche perché, come ho detto ieri, Taranto, Latina e Messina non rappresentano delle matricole e sappiamo le difficoltà che mostrano questi campi e queste squadre. Le nostre caratteristiche, le nostre certezze, compattarci e martellare più che mai su quelle che sono le nostre dinamiche, le nostre sicurezze, cosa che fino a qualche settimana fa sapevamo mettere in atto. Oggi purtroppo, come ha detto anche De Rose, se regali continuamente qualcosa all'avversario, chiunque sia l'avversario, può recuperare sempre dura. Oggi io ho fatto i complimenti al Taranto perché l'ho bevuto più di noi la vittoria e l'ha cercata. Con questo non voglio dire che i miei ragazzi non hanno lottato, i miei ragazzi hanno lottato, hanno sudato fortemente la maglia, però lo facciamo in maniera rara, lo facciamo in maniera scomposta, cosa che non deve accadere e cosa che dobbiamo immediatamente ritrovare. No, assolutamente no, non lo metto neanche in considerazione una roba del genere. La squadra la vedo lavorare, la sento lavorare giornalmente, quotidianamente, e lavora molto bene. Purtroppo sta capitando che stiamo subendo dei gol su calci piazzati, cosa che purtroppo non deve accadere, cosa che nella passata stagione non è mai accaduto. Ci vorrà un po' di attenzione in più, ci vorrà un po' di dedizione in più su queste dinamiche e rinnoveremo quanto prima la parte. Buonasera, no, non credo che possa cambiare idea io, sia nella passata stagione dove ho mantenuto la mia coerenza, sia in questa stagione. Ma qui non è per discriminare qualcuno, ma è per mantenere forte le proprie idee. Se io ho un'idea, la porto avanti. Non ce l'ho con nessuno e con niente. Per quanto riguarda la difesa, è normale che stiamo avendo pecche che continuano a ripetersi e dobbiamo lavorare ancora di più per togliere queste amnesie che purtroppo si ripetono e che non possiamo concedere agli avversari. Buonasera, il primo tema ha centrato benissimo una cosa che ci è mancata oggi, questi continui lanci lunghi, cosa che noi non siamo abituati a fare, che purtroppo ci siamo intestarditi nel voler giocare questa palla lunga quando ancora c'era una partita davanti o mancava tutto il secondo tempo. Non facevamo quello che era più probabile fare, cioè muovere la palla da una parte all'altra e arrivare negli ultimi 20 metri. Purtroppo siamo intestarditi a giocare questa palla lunga che era preda degli avversari. Fella oggi è entrato molto bene, sta iniziando a stare bene, è al pari degli altri e quindi possiamo aspettarci alle prossime partite un suo impiego a pieno regime. Però fino ad oggi abbiamo cercato di portarlo al regime, oggi mi è piaciuto l'atteggiamento che lui non è subentrato, ci ha messo tanta voglia e tanta determinazione per dimostrare che vuole giocare. E questo era il commento di Filippi appunto dopo la partita. Chiaramente c'è grande amarezza. Filippi ha detto: abbiamo perso troppi duelli e se perdi praticamente tutti i duelli anche sulle seconde palle, insomma, è difficile portare a casa la partita. Giulia, diamo voce alla community di Mediagol perché ci sono tantissimi commenti. I tifosi analizzano anche un po' l'aspetto tattico dell'incontro. Sì, tanta amarezza anche tra i tifosi e partirei subito dal messaggio di Pietro che scrive: le partite si possono perdere per tanti motivi, quello che non deve mancare è l'atteggiamento in campo, la grinta, la voglia, le motivazioni, e a Taranto non si è vista nulla, questa è la verità e la vera delusione, perché le questioni tecnico-tattiche si possono ancora aggiustare. Anche Emanuele è abbastanza
avvilito per quanto accaduto ieri a Taranto e scrive un Palermo imbarazzante che rispecchia la società. Aquila rosanero, umore nero, Palermo vergognati, e c'è chi attribuisce le colpe a Castagnini e Sagramola per la costruzione della squadra come Giordano, e chi come Santino scrive ti raccomando, gioca sempre con il centrocampo a due, finché non capirai che non serve questo, le partite purtroppo non andranno per il verso giusto. Sergio scrive, continuo con qualche altro messaggio, lo facciamo in maniera errata, con 30 giorni di ritiro di preparazione, come questo che sta accadendo un po' come l'anno scorso, la preparazione non era quella ideale, questo è grave. C'è chi invece porta anche un po' di rosa a tutto questo umore nero della tifoseria, come Alessandro che scrive, la situazione si può ancora raddrizzare, siamo soltanto all'inizio. Ecco, prima di vedere le pagelle vado da Nicolò, perché insomma i tifosi si stanno un po' scatenando sull'argomento modulo. Ti chiedo se questo centrocampo, secondo te, con questo tipo di interpreti possa reggere per tutta la partita, sia la fase di impostazione che la fase di interdizione, dove spesso e volentieri il Palermo ha mostrato delle lacune. Sì, è chiaro che giocando con un centrocampo a due, in particolare con De Rossi e Luperini, si fa un po' di fatica, anche perché, come sottolineava Giulia, gli esterni non sempre tornano, di conseguenza Luperini ha più caratteristiche prettamente offensive, quindi è stato molto bravo anche in occasione del derby contro la CR Messina a buttarsi nello spazio, ha degli ottimi tempi di inserimento, in fase di ripiegamento fa un po' fatica, e quindi il solo De Rossi, che tra poco anche ascolteremo nell'intervista post partita, fa anche fatica a gestire la solo eredina nel centrocampo. È un Palermo che ha bisogno, avrebbe bisogno probabilmente di un altro centrocampista in più per provare a schermare la difesa, a dare una mano chiaramente in fase di ripiego, e con De Rossi e Luperini appunto si fa fatica. Chiaramente vedremo se ci saranno modifiche già dal match contro il Monopoli di mercoledì, lo ricordiamo. Andiamo a vedere le pagelle, Giulia, con l'ausilio della grafica, perché insomma chiaramente non ci sono stati voti sufficienti, ma insomma questo era scontato. Eh beh sì, purtroppo la partita non ha permesso di poter dare delle valutazioni diverse da quelle che trovate anche sul nostro portale su mediagol.it. Chi è riuscito a distinguersi in maniera positiva, diciamo, tra tutto il negativo che abbiamo visto ieri in campo è certamente Almici, che seppur non è stato al 100% delle sue possibilità e soprattutto delle sue qualità tecnico-tattiche, è riuscito comunque a mettere in rete una palla gol che a poco poi è servita. Ha ben fatto anche Giron Valente, subentrato successivamente. Chi invece ha ottenuto una valutazione decisamente nera e molto negativa è Lancini, che non è riuscito ad essere incisivo in campo, e la ciliegina sulla torta è stata anche l'espulsione, che costerà tra virgolette anche cara a Filippi per la prossima partita di campionato. Nicolò, in questa grafica insomma non si salva davvero nessuno. Sì, non si salva davvero nessuno, è un Palermo che è andato in evidente difficoltà nel corso dei 90 minuti. Caro Marco, tra l'altro è comunque importante sottolineare anche che siamo comunque alla terza giornata di campionato. Ciò che più preoccupa particolarmente è l'atteggiamento mentale, perché per quanto riguarda l'assetto tattico, nonostante Filippi lavori da un mese a questa parte per cercare di migliorare quelli che sono appunto i meccanismi, le idee della squadra, c'è tempo, mentre ciò che preoccupa è appunto l'approccio alla partita. Ma non dobbiamo scordarci che siamo alla terza giornata di campionato, che c'è tutto il tempo per invertire questo trend negativo, e quindi bisogna lasciare anche Filippi lavorare tranquillo. Eh sì, perché comunque anche nel post gara molti insomma hanno puntato il dito contro la gestione Filippi, ma come hai detto tu siamo ancora alla terza di campionato e quindi bisogna un attimo pazientare, anche se ci sono stati dei blackout, come abbiamo detto, abbastanza preoccupanti. Andiamo ad ascoltare Ciccio De Rose, che solitamente ha sempre disputato ottime partite, è apparso un po' sottotono contro il Taranto come tu. Fare questi errori sicuramente hai detto bene. Ancora una volta abbiamo perso il gol sul calcio piazzato, due calcio d'angolo, e poi la partita si mette in malo modo. Se cominci a fare questi errori, poi la partita diventa difficile. Dobbiamo migliorare sicuramente, bisogna dare qualcosa in più per stare concentrati e attenti. Questa partita ci deve far capire sicuramente che siamo scesi sulla terra, perché
ho detto anche ai miei compagni, dobbiamo svegliarci, perché non si può, diciamo, regalare queste occasioni su calci piazzati. È un peccato, perché comunque a livello di gioco non avevamo fatto male, però partire sempre con l'handicap di prendere gol su un calcio piazzato, poi la partita diventa dura. Tante, la partita di cartello che dobbiamo fare sicuramente meglio. Noi al passato non dobbiamo pensare, perché sono stati commessi degli errori, noi ci siamo detti di riprendere il percorso che avevamo intrapreso l'anno scorso sul finire. Abbiamo cominciato bene, purtroppo, ripeto, sono dettagli, in questa categoria sicuri dettagli è già metà dell'opera. Purtroppo stiamo regalando troppe occasioni agli avversari su palle da fermo. Questo non va bene, bisogna lavorare, bisogna stare attenti, e questo lo richiede solo lavoro e attenzione. Facciamo errori che poi non ti permettono di giocarti la partita come vorresti, perché poi stai sempre a rincorrere l'avversario, un po' ti rovina i piani, però sicuramente questi piani ce li roviniamo noi, perché se prendiamo sempre gol da calcio da fermo, perché occasioni, soprattutto in primo tempo, non ho mai visto il Taranto. Il problema è che noi siamo un po' disattenti, e questo non deve accadere, perché in Serie C le paghi a caro prezzo. Per quanto riguarda Andrea, è stato un mio ex compagno, non penso si sia sentito con nessuno, comunque è un buon giocatore, sicuramente farà bene al Taranto. Purtroppo nella vita si fanno delle scelte, la società ha scelto di non contare su di lui, abbiamo attaccanti comunque altrettanto forti, se non più forti, quindi questo è un capitolo chiuso. Per quanto riguarda la mia sostituzione, è normale che ci rimango male, perché se non fosse così sarebbe dannoso, quindi sicuramente lascio i miei compagni, e appena abbiamo fatto gol non è stato, diciamo, la gioia mia più grande, però io guardo il bene del gruppo. È entrato Andrea, ha fatto bene, sicuramente il mister l'ha scelto così e lo rispetto. Queste sono cose, diciamo, tecniche, che sarà il mister a decidere, sarà il mister a correggere. Sicuramente dobbiamo fare meglio, ma meglio sotto tutti i punti di vista, dobbiamo stare più vicini, diciamo, con tutte le parti, per far bene come abbiamo sempre fatto. Ti ripeto, poi se prendi gol così sempre sul calcio da fermo, poi la partita è in salita e magari perdi un po', diciamo, le tue certezze, però comunque avevamo fatto bene, abbiamo avuto un sacco di occasioni. Purtroppo, ti ripeto, questa sconfitta spero che ci fa tornare sulla terra, perché secondo me stavo un po' viaggiando sulla luna. Noi affrontiamo le partite tutte allo stesso modo, che sia Taranto, che sia Messina, che sia Catanzaro, che sia Monopoli. Noi dobbiamo avere un'identità nostra e dobbiamo fare meglio. Dobbiamo fare meglio, e questo si può fare soltanto con il lavoro, l'attenzione e la dedizione al lavoro. Purtroppo dobbiamo rimboccarci le maniche e già da domani comunque ripartire a pensare alla Coppa Italia. Queste le parole di Ciccio De Rose. C'è stata una frase, un passaggio che sicuramente ha colpito un po' i tifosi. Ha detto: questa sconfitta ci serve perché così siamo tornati sulla terra, sembrava che qualcuno fosse sulla luna. Ecco, come interpretare queste parole? Beh, sicuramente forse il fatto di essere stati un po' ovattati anche da quella che è stata la prima prestazione, la prestazione in Coppa Italia, qui forse magari tra le aspettative della tifoseria, le aspettative della società, questo Palermo aveva un attimino perso di vista la difficoltà del campionato di Serie C. Io credo che dopo il derby contro il Messina e questa amara partita persa contro il Taranto sia il momento, come dice De Rose, di mettere i piedi per terra e capire che più avanti si va, più si potrebbe fare fatica a trovare l'equilibrio che ha
attualmente manca, quindi è importante rendersi conto degli errori che sono stati fatti. Ci sono due partite di mezzo in questa settimana praticamente per poter riassettare un attimo i meccanismi e gli equilibri tecnico-tattici e archiviare quello che di negativo è stato visto e ripartire dalle cose positive che erano emerse nella prima giornata. Ci sono parecchi messaggi che adesso ti do il tempo di intercettare. Io intanto torno da Nicolò per vedere un po' gli episodi chiave del match con la nostra Moviola. Non ce ne sono stati tantissimi, però a te la parola, perché comunque ci sono degli episodi da rivedere. Sì Marco, in particolare sono due gli episodi chiave per quanto riguarda il match tra Taranto e Palermo. Il primo, abbiamo visto questa palla gestita non benissimo da Francesco De Rosa, quasi al limite dell'area. Il direttore di gara ha fischiato fallo e qui è stato molto fortunato l'ex capitano della Regina, perché a mio avviso interviene sul pallone il calciatore del Taranto e poi lì Saraniti avrebbe potuto anche trovare il 2-0. Il secondo episodio è il rosso di Lancini, che invece appare netto e lampante perché era già ammonito l'ex calciatore del Brescia e di conseguenza è stato bravo il direttore di gara a estrarre il secondo cartellino appunto per Edoardo Lancini, che ha così stoppato la manovra offensiva del Taranto. Eh sì, episodi abbastanza semplici tutto sommato da decifrare per il direttore di gara. Come hai detto tu, su quell'episodio, su quella circostanza con De Rose, forse diciamo che non c'era proprio fallo, anche se devo dire, vado in difesa del direttore di gara, probabilmente live la dinamica sembrava come dire un po' più pesante. Forse da questa inquadratura l'arbitro può diciamo interpretare il tocco del giocatore del Taranto non in anticipo, bensì sulla caviglia o comunque sul polpaccio del giocatore del Palermo. Da questa inquadratura sembra un po' più pulito l'intervento, e poi per quanto riguarda questo non c'è alcun dubbio, secondo giallo è stato ingenuo Lancini. Purtroppo Lancini non è nuovo a queste disattenzioni, lui lo sa anche in Serie D, ricordo alcuni svarioni proprio dal punto di vista psicologico. Il cartellino rosso insomma non è un inedito per l'ex giocatore del Brescia, però bisogna fare attenzione, anche perché lasciare la squadra in 10 non è mai bello e non è mai facile per i compagni che restano in campo poi recuperare il punteggio. Vediamo con Giulia i commenti. La community è scatenata, ci stanno seguendo in molti sui nostri canali social, su Twitch. Diamo voce ai nostri telespettatori. Siete davvero in tantissimi, dunque cercherò di riassumere quelli che sono i commenti più rilevanti, soprattutto quelli che sono gli umori della tifoseria. Massimo scrive: difesa inguardabile, centrocampo poco presente, siamo sempre in inferiorità. Marcello: ma è davvero credibile che questa squadra possa ambire al vertice della classifica? Perdere 3-1, pareggiare 2-2, segnano la fine di ogni ambizione. Tutti i discorsi su formazione, modulo e quant'altro lasciano il tempo che trovano. Non è disfattismo, ma semplicemente verità e realtà. Bisogna accettarla senza rincorrere a chimere. La società è povera, l'allenatore, di cui preferisco non commentare, i giocatori non sanno che pesci prendere. Una sola possibilità, bisogna che arrivi un imprenditore di cuore con qualche soldino in più da spendere sul mercato. Francesco scrive: finché Filippi fa giocare il centrocampo a due, l'attacco sarà sterile e questo non continuerà a non piacermi. Ci scrivono anche da Taranto, Marco. Sì. Aldo, che scrive: vi auguro di tornare ad essere quel Palermo di Cavani, Amauri in Serie A, vi abbiamo surclassato sabato, ma sempre forza Taranto. Bisogna ammettere in effetti che sì, è stata una vittoria meritata quella del Taranto. Carlo ci chiede di mettere in luce il fatto che sia parlato di atteggiamento sbagliato per la seconda volta, e a detta sua questo è un segnale d'allarme un po' preoccupante, perché è come se la squadra non seguisse l'allenatore. Ma queste sono state dichiarazioni assolutamente messe in luce da Filippi. Il fatto che la squadra segua l'allenatore, semplicemente ci sono dei meccanismi sicuramente da rodare e degli equilibri da trovare. Concludo con il messaggio di Luciano, che fa riferimento a tutti i giocatori che sono stati messi fuori rosa, gli esuberi come Filippi più volte li ha chiamati, che scrive: con 22 uomini tra squalifiche ed infortuni, credo bisogna far giocare qualcuno che in questo momento sia fuori ruolo e fuori rosa.
Beh, sì, chiaramente bisognerà considerare anche le notizie all'infermeria e chiaramente eventuali squalificati, insomma, che pesano. Sicuramente assisteremo a, penso, turnover nel match di mercoledì contro il Monopoli, che abbiamo visto ha vinto tutte e tre le partite, unica squadra a punteggio pieno, una squadra che c'ha un attaccante che sta rita, che praticamente va sempre a segno, insomma una squadra che bisogna affrontare con grandissima attenzione, anche perché la partita è una partita secca, quindi inevitabilmente ci sarà, insomma, da fare attenzione, perché eventualmente scatta l'eliminazione, quindi non è facile. Giulia, vediamo anche i sondaggi del nostro sito prima di dare l'ultimo spazio ai nostri amici da casa e poi rivedere quella che è la grafica del prossimo turno. Sì, come al termine di ogni partita su mediagol.it abbiamo lanciato il sondaggio del migliore e peggiore, chiedendo proprio a chi ci segue di eleggere un migliore ed un peggiore, e la maggioranza per quanto riguarda il migliore in campo si è schierata a favore di Silipo. Il 33% degli utenti ha elogiato appunto Silipo per quello che ha fatto vedere quando è entrato in campo, e c'è chi si è schierato anche a favore di Giron e Soleri, con il 16% e il 12% sono comunque stati elogiati in qualche modo per quelle che sono state le loro qualità messe in campo. Per quanto riguarda il peggiore, anche qui i tifosi non hanno avuto dubbi: Lancini con il 50% dei voti, e a seguire Floriano con il 24% e Brunori con il 7%. Nicolò, prima di chiudere ti chiedo le sensazioni sulla formazione contro il Monopoli. Abbiamo parlato di turnover anche perché ci sono comunque degli squalificati, ci sono dei rientri, quindi qualcosina sicuramente cambierà. Poi è chiaro che bisogna andare avanti e quindi la formazione va gestita anche in base a come il Monopoli si metterà in campo. Sì, è chiaro che va gestita, come hai detto tu, in base anche all'assetto tattico dello stesso Monopoli. Rientrerà Buttaro, questo potrebbe essere un innesto a livello difensivo importante per Filippi, perché il classe 2002, nonostante non abbia impressionato positivamente nel primo test di Coppa Italia contro il Picerno, anche noi l'abbiamo osservato in ritiro, è comunque un difensore vecchio stampo che ama molto aggredire la palla alto, quindi può essere utile a Filippi. Poi lì davanti ci sarà un po' un cambio di gerarchie, perché sicuramente Fella e Silipo troveranno spazio nell'11 titolare. Anche l'ex calciatore dell'Avellino ha trovato veramente poco spazio fino a questo momento. Da Fella ci si aspetta sempre di più, ci si aspetta che incida sul match. Chiaramente anche Andrea Silipo dovrebbe essere il suo anno, si dice molto spesso questa frase, però è chiaro che va dimostrato sul campo, sul terreno di gioco, e anche nello scorcio finale dell'ultimo match Silipo non è apparso particolarmente brillante. Nicolò, in questo senso giocare subito può essere utile, è altrettanto vero che, insomma, se non dovesse andare diciamo bene la partita contro il Monopoli, inevitabilmente dal punto di vista psicologico rischi molto. Sì, è un'arma a doppio taglio, perché se si vince si azzera un po', tra virgolette, la prestazione negativa contro il Taranto, se si perde si rischia di entrare in un vortice dal cui è molto difficile poi successivamente uscire, anche perché domenica al Palermo aspetta un'altra grande partita, un'altra partita molto difficile contro il Catanzaro, che in teoria sulla carta è una delle squadre che lotta come il Palermo per salire in Serie B, quindi sono due gare che potrebbero fare anche la spartiacque per il futuro dei rosanero. Giulia, altri commenti dalla community, poi vediamo insieme la grafica del prossimo turno per capire in campionato quello che sarà l'avversario del Palermo, l'abbiamo detto il Catanzaro, ma giusto per avere una panoramica sulla giornata di Serie C. Sì, Carlo scrive: sarebbe simpatico se anche il mister ci spiegasse per quale ragione si ostini a giocare con due centrocampisti, se in 180 minuti tra Messina e Taranto non si è fatto altro che rincorrere male fuori tempo gli avversari. Sergio scrive: con un cambio di allenatore ci saranno esclusi in questo organico, perché tra la tifoseria albeggia già l'idea di un possibile sonero di Filippi. Conclude il suo messaggio scrivendo: Silipo è il suo anno per fare plusvalenza e per nulla più, non ha utilità a parer mio in questa squadra. Giordano scrive: chi indossa questa maglia deve scendere dal piedistallo. E infine Daniele: la voglia di arrivare prima sul pallone, la reattività e la volontà stanno alla base di tutto.
Eh sì, questi i commenti dei nostri telespettatori. Vediamo in grafica il prossimo turno, grazie alla preziosa regia che ci mostra quella che sarà la quarta giornata di campionato, sicuramente una giornata da tenere in considerazione. Assolutamente sì, ripetiamo, ad aprire sabato sarà la Juve Stabia che ospiterà il Campobasso alle 17.30, domenica alle 14.30 seguiranno Palermo Catanzaro, Messina Virtus Francavilla, Fidelis Andria Vibonese, Paganese Taranto, Latina Foggia, Catania Bari, Potenza Monterosi Tuscia e Paganese Taranto. A chiudere lunedì alle 21 il Monopoli, sorpresa di questo campionato, ospiterà l'Avellino. Allora io saluto dalla redazione Nicolò Cirluffo, grazie Nicolò. Grazie a te Marco, grazie a Giulia, un saluto ai nostri amici da casa. Un saluto anche a Giulia, ricordando l'appuntamento di mercoledì con il nostro post partita. Ebbene sì, questa volta ci vediamo anche mercoledì con il post partita della gara di Coppa Italia Serie C contro il Monopoli, quindi mi raccomando, seguiteci per tutti gli aggiornamenti live, vi invito a rimanere collegati sul nostro portale mediagol.it. Noi siamo davvero in chiusura, grazie per averci seguito, da Marco Capone un buon proseguimento di giornata.